Buonasera, buon sabato e bentornati in onda, sono le 20:36. Chiudiamo questa settimana in cui la festa di Fratelli d'Italia a Treiu ha rivelato un volto inedito della destra, molto più composto, molto più ecumenico. Si sono avvicendati Marta Cartabia, Enrico Letta, addirittura Roberto Mancini, sembrava un po' quasi il meeting di Rimini. Quindi cosa sta succedendo alla destra italiana in vista delle elezioni del Presidente della Repubblica? La destra sarà determinante. Ne parleremo con i nostri ospiti stasera, sono davvero tanti, una puntata lunga che arriva fino alle 10, ma prima, anche se siete stanchi di parlare di Covid, non vi potete perdere questa occasione perché noi abbiamo stasera Giuseppe Remuzzi, il direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, che diciamo avrà i suoi 10 minuti in solitaria perché silenzio, stasera parla la scienza. Un momento e siamo da voi. Buonasera e buon sabato e buonasera a Concita De Gregorio. Buonasera Davide. Allora, puntata lunga per noi in cui parleremo di politica, parleremo della festa di Treiu che si è chiusa proprio oggi e da lì riparte anche un'analisi su quella che è l'identità della destra italiana in un contesto in cui in Francia c'è una sfida tra Le Pen e Zemmour e poi c'è un ritorno sulla scena di Donald Trump. Ne parleremo con Federico Fubini del Corriere della Sera, con il professor Luciano Canfora, il direttore Paolo Mieli. Buonasera, buonasera. E benvenuto Marianna Aprile. Ma buonasera. Prima della Guido Crosetto, che è uno dei fondatori di Fratelli d'Italia, oggi non fa più direttamente politica ma è impegnato in quel fronte culturale. E allora, prima però, la questione Covid con i 20.000 contagi segnalati oggi e con il fatto che alcune regioni, 96 morti, positività al 3,7%, alcune regioni, da lunedì la regione Calabria potrebbe tornare, anzi tornerà in zona gialla, a rischio ci sono anche altre regioni, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino. Partiamo da qui con il professor Remuzzi, silenzio, parla la scienza. Remuzzi è il direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche dell'Istituto Mario Negri e infatti da lei vogliamo proprio partire per capire, per darci un'interpretazione di questi dati. Per non tornare a quando un anno fa questo bollettino, che qualcuno ha definito anche giustamente ansiogeno, del giorno per giorno, cioè che valore ha dare oggi, giorno per giorno, il numero dei contagiati? Ce lo chiedevamo anche prima in studio con il direttore Paolo Mieli, visto che l'85% delle persone sono vaccinate e circa 6 milioni e mezzo di persone ancora non hanno fatto il vaccino. Contestualizziamo questi dati, professore. Sì, anziché guardare al dato di giorno per giorno, dovremmo guardare al dato della settimana. Se noi guardiamo all'aumento percentuale delle ultime settimane, vediamo che la curva sta pian pianino rallentando. Quando parliamo di picco, che potrebbe essere tra un paio di settimane, non è detto neanche che questo termine sia appropriato, perché potrebbe esserci un plateau, come c'è stato all'inizio quando la variante non era così contagiosa. Adesso noi abbiamo che aumentano il numero di casi, aumentano i ricoveri in terapia intensiva e anche nei reparti ordinari, però aumentano in percentuale di meno delle settimane scorse, quindi abbiamo la ragionevole speranza, non ci sono certezze in questo campo. Se qualcuno ha delle certezze in questo campo, se volete un consiglio, non credeteci. Però abbiamo la ragionevole speranza che nel paio di una settimana le cose incomincino quantomeno a stabilizzarsi. Senta professore, io vorrei riprendere proprio da questa cosa che lei ha detto, se qualcuno ha certezze non credetegli, perché tanti degli equivoci che si sono generati in questi mesi, ormai in questi quasi 2 anni, derivano dal fatto che la scienza è stata presentata dalla politica che se ne è servita come una religione, no? Lo dice la scienza, ma in un caso come questo la scienza procede diciamo per prova ed errore, procede per tentativi, era un virus completamente nuovo e quindi quando si sente dire beh avete cambiato idea, vi siete contraddetti, è anche, io penso e glielo chiedo, perché diciamo, è un meccanismo di avvicinamento a un risultato che procede appunto non in maniera lineare, la scienza non è una religione. E lei dal suo punto di vista come giudica l'andamento diciamo così, di questi 2 anni? Guardi, lei ha detto una cosa fondamentale, la scienza non è la Bibbia. Non è che noi abbiamo una situazione statica, abbiamo una situazione estremamente dinamica. Pensate che io ho imparato oggi delle cose che ieri non sapevo
e parlando con i miei colleghi del Sudafrica settimana scorsa ho imparato delle cose che 3 giorni prima non sapevo. La scienza funziona così, quindi tutto questo dire, la comunicazione, gli scienziati che si contraddicono. Intanto all'inizio, come ha detto lei, il virus era nuovo. Vi ricordate quando tanti di noi dicevano questo virus non muta? Non so se ve lo ricordate. Sì, sì. Invece il virus muta e ha mutato tantissimo. Vi ricorderete quando qualcuno di noi diceva la vaccinazione eterologa è un pasticcio, non va fatto. Poi sono stati fatti gli studi e si è visto che in realtà la risposta del nostro sistema immune alla vaccinazione eterologa, penso che ormai sanno tutti cosa vuol dire eterologa, prima AstraZeneca, poi un vaccino mRNA per esempio, la risposta del nostro sistema immune è molto più forte. Vi ricorderete quando hanno detto è sbagliato ritardare la seconda dose come fanno gli inglesi? Ieri è uscito un lavoro sul New England Journal of Medicine che ha fatto vedere come ritardare la seconda dose è molto utile, qualcuno di noi lo diceva, altri no, ma in realtà nessuno lo sapeva di sicuro, lo sappiamo da settimana scorsa. Quindi dobbiamo vedere la scienza come una cosa che non ha delle certezze. Mm-hmm. Si fa un esperimento, molto spesso gli esperimenti non vengono nemmeno bene e allora si deve ripetere, altri li confermano, alcuni non li confermano. Alla fine si mette insieme un puzzle che ci fa fare però dei passi avanti. Che cosa però, sappiamo? Allora, volevo chiedere sulla variante Omicron. Volevo concludere questo ragionamento per chiederle ancora, professore, potrebbe essere questa la ragione della diffidenza di molte persone che decidono di non vaccinarsi, perché dicono, beh, ancora non c'è certezza, è tutto così in cammino, quelli che dicono aspettiamo, no? L'attesa potrebbe fondarsi sul fatto che è un processo ancora in corso e quindi non c'è certezza. Beh, alcune certezze ci sono. Per esempio che non si deve aspettare, per esempio che la terza dose aumenta tantissimo la risposta immune e quindi bisogna che tutti, soprattutto chi ha più a rischio di avere ricoveri in ospedale o in terapia intensiva, cioè le persone che hanno più di 50 anni, facciano il più rapidamente possibile la terza dose. Quanto a questa cosa della confusione, io vorrei invece avere il vostro parere su una cosa che a me sembra interessantissima. Noi stiamo arrivando a vaccinare il 90% degli italiani. Avremo anche fatto una comunicazione non buona, ma ditemi in quale altro campo, qualunque campo vogliate scegliere voi, c'è un consenso del 90% degli italiani. E non è un consenso così teorico, è un consenso che si traduce nel fatto che uno deve fare un'azione pratica. E insomma, non c'è una cosa del genere, quindi io penso che dobbiamo guardare agli aspetti positivi. Abbiamo avuto in tempi rapidissimi un vaccino, anzi 4 vaccini approvati e sicuri, ne abbiamo molti altri che stanno per arrivare. Non è stato veloce perché si sono saltati passaggi, è stato veloce perché c'è stato un impegno economico da parte dei governi che hanno investito a fondo perduto una quantità molto grande di soldi perché moltissimi ricercatori arrivassero più in fretta a un risultato in cui di solito si arriva in molti più anni. Professore, io ho una curiosità perché è un dato di fatto, lei lo ricordava, abbiamo l'85% dei vaccinati, però, questo è un numero, si fanno pochissimi tamponi. Poi sentiamo tutti i nostri ospiti. Questo può essere un problema, cioè se si fanno, è vero che i vaccinati hanno una carica virale inferiore e quindi possono trasmettere il virus e possono infettarsi, ma meno di altri. Ma il fatto che non si facciano tamponi è un problema? E quindi la domanda è, arriveremo al 90% di vaccinati? Secondo lei il governo, ad esempio, dovrebbe in qualche modo imporre ogni tot un check e quindi un tampone per tracciare in qualche modo la circolazione del virus? Dunque, tracciare la circolazione del virus si può fare quando abbiamo un relativamente piccolo numero di persone interessate al contagio, quando abbiamo un focolaio, il famoso focolaio di Vo' Euganeo. Certo. È stata fatta una cosa perché si poteva fare quando il numero è piccolo, ma quando abbiamo milioni di persone non vaccinate che possono trasmettere il virus e come avete detto voi lo trasmettono anche i vaccinati, è molto difficile tracciare. Certo, tutte le volte che abbiamo un bambino in una scuola che è positivo, dobbiamo vedere se gli altri sono positivi e tenete conto che adesso c'è il grande problema dei bambini. I bambini vanno vaccinati. I bambini dai 5 agli 11 anni non rischiano niente col vaccino e qui siamo sicuri perché qualcuno dice aspettiamo, vediamo come va a finire. Tenete conto che tra Stati Uniti, Cuba e Israele sono stati vaccinati quasi 5 milioni di bambini. E che dati abbiamo su questi bambini? Quindi siamo sicuri. Appunto, abbiamo giusto per che non c'è nessun allarme.
Non c'è nessun allarme in questi 5 milioni di bambini, cioè sono di più di quelli che dobbiamo vaccinare noi se li dovessimo vaccinare tutti. Senta, quindi, professore, mi di scusi, fatto noi abbiamo... è stato fatto in un certo senso. No, scusi, la interrompo perché lei ha citato Cuba. Noi abbiamo avuto ospite Fabrizio Chiodo, che è uno scienziato italiano che lavora molto anche in collaborazione con la sanità cubana e che ci ha raccontato che loro sono stati tra i primi a vaccinare tutti i bambini dall'età di 2 anni e hanno quasi concluso la vaccinazione. Lei immagino che abbia seguito la campagna vaccinale cubana. Considera il vaccino Soberana un vaccino efficace e i risultati della sanità cubana, che è, diciamo, famosa, leggendaria direi quasi nel mondo, non so se nel bene o nel male, ma direi nel bene. Ecco, qual è il suo giudizio? Beh, una sanità pubblica come quella che è stata fatta a Cuba è fondamentale dal punto di vista perlomeno teorico. Non si può affrontare un virus senza una sanità pubblica che funziona. Poi, se si va a vedere nel dettaglio, non è che noi dobbiamo avere Cuba come esempio di eccellenza nella sanità rispetto a terapie avanzate che noi siamo in grado di fare e loro meno, certamente non su grande scala come lo facciamo noi. Però il concetto di sanità pubblica è fondamentale per prepararci a nuove pandemie. Non si possono affrontare grandi problemi di salute pubblica senza una sanità pubblica che funziona. E stiamo attenti perché, specialmente in Lombardia, noi rischiamo di perdere questa cosa straordinaria che è il Servizio Sanitario Nazionale. Cioè ciascuno di noi con le sue tasse paga per gli altri quando si ammalano e gli altri pagheranno per te quando ti ammali. Domanda, e ti potresti ammalare di una malattia per cui non hai nessuna possibilità economica di farvi fronte se non c'è una sanità pubblica che funziona. Direttore Mieli. Io penso che con questa descrizione è un quadro con cui si può convivere. E guardate che è una grossa sorpresa perché, diciamo la verità, a settembre-ottobre siamo diventati tutti di nuovo un po' pessimisti. Poi arrivava la variante sudafricana. Invece, secondo me adesso la cosa più importante è continuare il vaccino, però diciamo una seconda cosa, che in qualche modo avevamo coltivato, sbagliando, ma avevamo coltivato l'illusione che quando arrivavamo a una quota di vaccinati al 90% avevamo raggiunto, se non l'immunità di gregge, qualcosa che molto assomigliava, anzi era stato detto a prima 80, poi 85, 90. Adesso si capisce che è fondamentale il vaccino, è fondamentale fra i più piccoli perché non sono stati vaccinati, ma dobbiamo abituarci a convivere con un sistema come, che produce infezioni, intubati e morti più o meno in queste proporzioni per un lungo periodo di tempo. Infatti il tempo, professore, nel congedarla le vorrei chiedere come ultima cosa questo: si sente molto dire per strada basta, adesso basta, no? Ora però basta. Ecco, naturalmente nessuno ha la sfera di cristallo. Fra chi dice dobbiamo abituarci permanentemente alla pandemia, dopo questo arriverà un altro virus, questo è il nostro destino e sarà quello dei nostri figli, e chi dice un anno, massimo due, e poi vedremo la luce, lei in che posizione è? Quanto durerà ancora, se si può fare una previsione? Ma io penso, è difficilissimo fare previsioni, però con tutto il beneficio di inventario del mondo, io direi che questo virus comincerà a diventare sempre meno pericoloso col passare del tempo, starà con noi per i prossimi 2 anni. E come ci diceva il direttore Mieli, per i prossimi 2 anni potrebbe anche fare dei guai, nel senso malattie severe a persone particolarmente suscettibili o particolarmente fragili, come si dice, però poi continuerà ad essere con noi, ma diventerà uno dei coronavirus che conosciamo. Per esempio quello del raffreddore è un coronavirus un po' diverso da questo, ma è un coronavirus. Io penso che pian pianino ci abbiamo su quella strada lì. Il vero problema è riuscire a vaccinare il più persone possibili al mondo. Questa è una cosa che dicono tutti, è una bellissima cosa da dire, ma in pratica è una cosa difficilissima da fare. E non è questione di disponibilità del vaccino, perché di vaccini ce ne saranno molti e molte compagnie saranno in grado di produrre molti miliardi di vaccini. Quindi arriveremo ad avere la possibilità teorica di vaccinare tutto il mondo. Però poi ci sono dei problemi logistici, dei problemi di conservazione, di trasporto, ci vuole il freddo, la catena del freddo. Insomma, ci sono una serie di questioni. Far arrivare il vaccino
alle persone che ne hanno bisogno e vivono magari in posti dove devi fare tre ore di cammino per andare a scuola. Ora, è la logistica la cosa più delicata. Flash di Mariana Aprile, che poi dobbiamo cambiare pagina. Prego. Una domanda rapidissima. Lei ha detto che tra due settimane si raggiungerà verosimilmente, auspicabilmente, un plateau. Tra due settimane scade anche lo stato d'emergenza nazionale. Volevo chiederle se il raggiungimento di questo status quo dovrà incidere, secondo lei, sull'eventuale rinnovo dello stato d'emergenza e su che basi, diciamo, scientifiche e epidemiologiche? Ma guardi, io penso che più prudenti siamo in questo periodo e meglio è. Quindi se questo si debba fare con lo stato di emergenza, con l'obbligo, con altri sistemi, col Green Pass, spetta alla politica di stabilirlo. Io dico però che il vaccino da solo non basta. È necessario il vaccino e una serie di attenzioni che dobbiamo continuare a mantenere. La zona gialla, per esempio, dove ci sarà, protegge moltissimo le persone, quindi va vista come una cosa positiva, come un intervento che aiuta a proteggere noi e gli altri quando ci sono le condizioni che ormai sono stabilite per dichiarare. Protegge per via delle restrizioni, ma Mieli giustamente dice. Cosa cambia con la zona gialla per cui protegge di più? Che cos'è che introduce la zona gialla? La mascherina all'aperto? Cos'è? Il caffè cosa... al bar, probabilmente, al banco. No, certo, più sono le limitazioni, dice il professor Lemuzzi, e più... No, ma quali limitazioni? Sì. Perché, se a saperlo, io le uso anche quando c'è la zona bianca, perché... No, io sono per usare le tutele da zona arancione anche in zona bianca. Io mi comporto così, faccio il tampone, anche se non dovrei farlo perché ho fatto la terza dose, ogni tanto per verificare... Uso la mascherina all'aperto, insomma, uso quelle precauzioni, ma quali sono esattamente le precauzioni introdotte nella zona gialla che aiutano? Quelle che aiutano sono il fatto di non andare nei locali chiusi senza mascherina. Un problema di audio. All'aperto tante persone senza... Abbiamo un problema di audio, professore. Abbiamo un problema di audio e non la sentiamo bene. Ha detto di non andare nei posti chiusi. Ha detto di non andare nei posti chiusi, certo. Diciamo, sono ormai cose di buon senso che dopo quasi due anni dovremmo avere acquisito. Perché io vedo che i vaccinati, appena si fa fatto il terzo vaccino, vanno... Vabbè, comunque diciamo, quando il professor Remuzzi, che ringrazio e saluto, grazie professore. Grazie professore. Per questa sua partecipazione, è stato molto importante, siamo felici di averla avuta ospite, quando dice la vaccinazione da sola non basta, più sono certo, le precauzioni ma e meglio per questo è. Dico è importante introdurle e chiaro e per tutti. Ma siccome c'è Guido Crosetto con uno spettacolare albero di Natale alle spalle, le tradizioni, e io vorrei il Natale conservatore, volevo chiedere a Guido Crosetto anche un angelo, buonasera, cioè, Guido Crosetto. No, guarda, appena... lo faccio No, si è appena conclusa la festa di Atreju, il cui slogan era il Natale dei piccolo, conservatori. Non perché sono un conservatore. No, no, ma io ti volevo chiedere, le volevo chiedere, mi scusi, il tu in automatico, un'antica conoscenza, le volevo chiedere se in quel bellissimo albero alle sue spalle c'è qualche elemento di conservatorismo che lo distingue da un Natale progressista. No, è una domanda diciamo, no, lo so, sapere se c'è una differenza nelle palle posto, dei... Non mi sono neanche posto il problema. Le palle le ha scelte mio figlio che ha 6 anni, quindi non penso che abbia ancora istinti né conservatori né progressisti. Le luci le ho scelte io perché sono un patito di queste cose, sono un bambino, quindi ho preso quelle che posso comandare dall'iPhone e ho fatto vedere ai tecnici di La 7 tutte le possibilità di cambio di luce che ho su quest'albero, perché come tutti gli ultra cinquantenni che hanno bambini piccoli diventiamo bambini su queste cose. Per il resto non conosco diversità tra progressisti e conservatori sugli alberi. Va bene, no, però lo slogan è questo, sei passato da Piazza Risorgimento. Ci abito vicino. È il Natale dei conservatori. Andiamo a vederlo allora, andiamo a vedere ad Atreju che cosa è successo. Matteo Salvini e Giorgia Meloni si sono incontrati su quel palco, ma c'è stato anche Letta, insomma Tajani, un po' tutti sono passati in questi giorni. Andiamo a vedere. Centrodestra unito, penso che finalmente dopo anni e anni possa essere, anzi
debba essere determinante e compatto nella scelta del prossimo Presidente della Repubblica, che spero non abbia la tessera del Partito Democratico in tasca. Tu nel governo Meloni entreresti? Ma assolutamente sì, e come io penso che se prendesse più voti la Lega, la Meloni entrerebbe nel governo della Lega. Abbiamo lanciato la sfida alla Premier. Chi avrà più voti ambisce al Questo è evidente. Quando si voterà noi siamo pronti. Io penso che il centrodestra vincerà e nel centrodestra la Lega prenderà tanti voti e quindi ci stiamo preparando a governare. La Meloni diventerà Premier. Ma tu ti fidi di Salvini? A Napoli diciamo chiacchiere e tabacchero, banchi Napoli, non impegno. Servono i fatti. Quindi Salvini parla, ma alla fine fa il governo un po' con chiunque. Bravissimo. Allora, Guido Crosetto, intanto la festa di Atreju è diventata veramente, sembra un piccolo meeting di CL, un piccolo meeting di Rimini. Vanno tutti, Roberto Mancini ha avuto in regalo un presepe, cioè non sei nessuno se non vai ad Atreju, no? Questo è diventato un po' il nuovo status symbol. Noi non siamo andati poi. Insomma, non è detto, c'è ancora domani. Ma in realtà la novità di Atreju è quella di essere vecchia, cioè certo. È quella di aver conservato alcuni riti della politica che sono fondamentali per fare politica in modo serio, quindi uno di questi è la capacità di confrontarsi con chi la pensa diversamente da te, perché non si cresce se non ti confronti con quelli che la pensano diversamente da te. Uno di questi riti è quello di mettere su un palco persone che si confrontano tra di loro non partendo dalla stessa posizione e che magari alla fine, come diceva prima il professore, no? Alla fine di quell'ora di dibattito hanno imparato qualcosa o hanno avuto un dubbio in più o hanno avuto una suggestione in più. Per cui quella che dovrebbe essere la politica, che come la scienza che spiegava prima non è l'arte del certo, ma è l'arte del tentativo di dare risposte a situazioni sempre più complesse. È vero, Crosetto, però diciamo in questa fase specifica politica c'è molto più bisogno di essere, come dire, dialogare con l'avversario, perché c'è da eleggere il Presidente della Repubblica e servono delle alleanze molto larghe. I voti della destra sono determinanti, le alleanze sono ancora tutte in campo. Ci sono stati anni in cui Atreju, diciamo, aveva delle posizioni molto divisive. Quest'anno ha una posizione molto accogliente, perché evidentemente conta contarsi in vista del Quirinale. Vogliamo coinvolgere... Sento, prima di Mille, voglio sentire Canfora. Il professor Canfora, sì. Esatto, che ancora... con una domanda molto molto precisa. Allora, questa identità... Lei che idea si è fatto, anzitutto, dell'identità della destra di Giorgia Meloni oggi, i suoi riferimenti a livello europeo? In Francia, dicevamo, ci sono addirittura due estreme destre, due destre conservatrici, anzi, saranno tre le destre. Una, diciamo, gollista e altre due, Le Pen e Zamur. Ma la destra italiana, secondo lei, che caratteristiche ha oggi, professor Canfora? Beh, ha una caratteristica popolare, nel senso che ha un elettorato, parrebbe dai sondaggi, pari al 40% delle intenzioni di voto. Quindi ha ereditato un pezzo dell'elettorato che un tempo votava a sinistra. Questo dal punto di vista degli spostamenti dell'opinione pubblica e dei potenziali votanti. Quanto alle professioni di fede, ai pensieri, diciamo così, che essi manifestano, credo che ci sia da fare sempre una riflessione preventiva, che cioè spesso sono parole ambigue, parole che vogliono essere rassicuranti se è necessario essere rassicuranti, che saranno invece battagliere provocatorie se questo giova di più. Quindi la parola va guardata con molto distacco, non credo che corrisponda ai profondi intendimenti. Tutto dipenderà poi dai risultati numerici e dai rapporti di forza che si determineranno. Loro per ora, mi sembra, a parte appunto l'ambiguità di Forza Italia, che è contemporaneamente di destra, di centro e magari anche un pochino di sinistra se vogliamo, a parte quell'ambiguità, sono il blocco più forte dal punto di vista numerico e quindi imporranno la loro volontà non appena possibile. Non credo sia tanto facile per le elezioni del Presidente della Repubblica, perché il decalage fra la loro forza parlamentare attuale e il quorum necessario è abbastanza robusto
Molto diversa sarà la situazione quando si capirà se e quando andare a votare, perché allora la campagna elettorale sarà ferocissima, la dolcezza cederà il passo alla polemica più aspra, poi la polemica aspra si attutirà il giorno dopo che si è votato. Ancora una volta, chi parla tanto presto, anticipando scenari, spesso sbaglia. La vera novità forse è il campo largo di cui parla Letta, che è stato oggetto di ironia da parte del nostro Paolo Mieli in un articolo abbastanza pungente. Sapido. E quindi sarebbe il caso di stanare l'autore di questa cosa. Adesso glielo chiediamo. Che vuol dire? Andiamo subito da Paolo a chiedergli del campo largo, ma fammi sentire una battuta di Guido Crosetto. Guido Crosetto, il campo largo della sinistra è un'insidia? Lo temete? No, io amo i campi larghi, lo dicevo prima, perché ti obbligano a confrontarti con altri, ad aprirti e a non chiuderti. Uno dei problemi della politica che abbiamo avuto negli ultimi anni è chiudersi in se stessa e dietro degli slogan, quindi rifiutare il confronto e il pensiero. Ben vengano i campi larghi da una parte e dall'altra, e anche su alcuni elementi i campi larghi che da due parti si uniscono. Perché, lo dico, una delle cose che manca in questo paese è la capacità di avere degli obiettivi che sono dello Stato, cioè della totalità del corpo politico, indipendentemente da chi governa quel momento o dal partito in cui si milita. Gli altri paesi sono in grado di avere delle linee che, indipendentemente da chi vince, vengono perseguite perché sono interesse dello Stato, del paese e dei cittadini. Questa capacità presuppone campi larghi e larghissimi. Sì, 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 si diventa un po' tutti statisti in vista dell'elezione del Quirinale. Veniamo subito a parlare di questo con Paolo Mieli, però abbiamo parlato di campo largo della sinistra, guardate che cosa sta succedendo. Io non voto però, No, non importa, ma diciamo statista onorario, va bene? Quindi non ho bisogno di far finta di essere uno statista. No, ma lei, Crosetto, non fa finta, lei nella sua... diciamo, perché lei è uno statista. Sono un provinciale. È uno statista, lei è uno statista onorario, visto che non ha cariche, va bene. Andiamo a vedere che cosa succede nel collegio di Roma 1, che, lo dico per chi non è romano, è il cuore del cuore del cuore della capitale, un collegio sicurissimo per la sinistra. Andiamo a vedere. Beh, è stato il collegio di Gentiloni. Vabbè, insomma, è stato il collegio Stalingrado di guarda, se candidano te ti eleggono. Ma io non voglio essere a Roma 1, a Roma 1 eleggono. Lo dico per il pubblico, è stato il collegio di Gentiloni e quello di Gualtieri. Ma guarda, se la sinistra candidasse Crosetto a Roma 1 sarebbe eletto Crosetto. Vediamo il servizio. È cominciata la serie Il Collegio di Spade. Chi verrà candidato a Roma Centro? Letta aveva indicato Giuseppe Conte, ma Carlo Calenda ha detto: se si candida lui, mi candido anche io. Conte si è tirato indietro e Renzi ha proposto Elena Bonetti, ministro della famiglia. Ma il PD non ci sta. Ogni corrente propone il suo candidato. Il segretario, per mettere tutti a tacere, vorrebbe Cecilia D'Elia. Il campo largo di Letta si è già ristretto? Cecilia D'Elia. Allora, Paolo Mieli, ti chiedeva Luciano Canfora un, diciamo, esegesi del testo sul campo largo. No, ma soprattutto spiegaci la tua posizione. Prima di parlare del campo largo, dall'argomento da cui siamo partiti, io sono così felice di vivere in Italia, che è un paese dove tutti dicono ogni giorno la memoria, qui ci vuole la memoria. Dunque, due mesi fa, non due anni fa, la Meloni sembrava il demone protettore, certo, del barone nero, esatto, che aveva organizzato. Crosetto, esatto, si alzò da uno studio durante un dibattito indignato per questa cosa qua. Oggi siamo con l'albero di Natale, tutti vanno in ginocchio dalla Meloni. Non c'è un minimo, capite, un paese così allegro, così felice. Diciamo allegro, hai scelto questo aggettivo. Beh, molto... Però è normale parlarsi, no? Cioè, adesso, al di là della tua giusta provocazione... potrebbe essere però... anche opportunismo, cosa ne dici? Ma magari, che cinismo, dici? Forse, allora, che alla vigilia delle elezioni, in alcuni comuni importanti d'Italia, così... il tema del barone nero e quindi i valori che si portava dietro il barone nero, i valori dell'antifascismo, della resistenza. Ragazzi,
quando li mettete o li mettiamo, mi chiamo in causa, in campo, è un attimo, non che due settimane dopo è tutto dimenticato. Però è interessante, dopo, spieghiamola bene. Cioè, lei dice Letta e diciamo il centro-sinistra non, coerentemente, secondo lei, non sarebbe dovuto andare lì, no, ma per avvertire, le questioni. Allora, avvertire fra un atto e l'altro. Cioè, guardate che sul Barone Nero abbiamo un po' esagerato. Perché... Sì, sì, ma anche perché, no, cioè, scusa, anche avvertire le ragioni del cambiamento, no? Perché beh, prima appunto, si va a io non votare le voglio per... conoscere, immagino che saranno serissime le ragioni. Ma no, ma però certo voglio che le dire, se tu metti in campo il fatto che siamo più o meno alla vigilia della marcia su Roma... il giorno dopo, se ci fosse la festa dei Mussolini, ma certo, perché e tutti che vanno là, e Turati, e Gramsci, tutti alla festa dei Mussolini... insegni a tutti, dando due giri di pista al secondo, che queste cose accadono sempre nell'imminenza di una, appunto, un voto. Sto dicendo, quindi ma quando guarda, si votava per Roma modo, c'era bisogno di... Era un modo di meno nuovo. Sfrontato di dire questa cosa, e siccome coinvolge pensatori, persone che scrivono, che si alzano... Certo. Ma state attenti, io vi dico state attenti, perché usare valori fondamentali per quello che stavate dicendo voi, perché è la vigilia per le elezioni romane, del poi voto dopo... a Rocca Cannuccia, perché si possono usare pure a Rocca Cannuccia, è un attimo, poi date una spiegazione fra una cosa e un'altra. Ma no, Rocca Cannuccia esiste? Sì. Sì, certo. E gli abitanti ci guardano. No, allora, il programma più seguito a Rocca Cannuccia. Salutiamo Federico Lampini. Gli abitanti di Rocca Cannuccia. No, poi anche al buonasera, Federico Lampini, editorialista del Corriere della Sera. Grazie per essere con noi. Collegato da Rocca Cannuccia. Non credo, no. Dove si trova Rampini? In America, immagino. Manhattan. A Manhattan. Pronuncio un po' diverso. Manhattan. Comunque, anche a Manhattan il programma è molto seguito. Guido Crosetto, volevi commentare questa... interessante, insomma, visto che sei tu che ti sei alzato dallo studio di Corrado Formiglia e te ne sei andato proprio... Ha fatto anche la pace. E poi avete fatto la pace, certo, però... Non amo litigare, lo sai benissimo, nel senso che cerco sempre di ragionare. No, ha perfettamente ragione. È rimasta il demone, è rimasta la fascista per il tempo che serviva per la campagna elettorale. Tornerà a diventarlo a un mese e mezzo, due dalla prossima campagna elettorale, perché il modo con cui noi facciamo le campagne elettorali è quello. Non cercare di mostrare che il mio partito è il migliore, ma che il mio avversario fa schifo. E quindi sottoscrivo quello che ha detto Mieli, invece bisognerebbe avere una logica anche nel giudizio degli avversari. Ciò detto, vi ho messo un albero sovranista bianco, rosso e verde per far vedere la capacità della mia tecnologica. Io voglio chiedere l'ultima cosa però a Crosetto, perché siccome un'ultima cosa su questo tema, perché poi voltiamo pagina. C'è la questione di Giorgia Meloni premier, alcuni giornali stranieri l'hanno già indicata come possibile premier, però il nostro è un paese che difficilmente, diciamo, cede il passo alle donne per quanto leader politiche, lei è l'unica in Italia, e la alleanza tra Lega e questo federarsi fra Lega e Forza Italia, io l'avevo interpretato forse malignamente come un tentativo di sbarrare il passo a Giorgia Meloni premier, cioè se Lega e Forza Italia si federassero essendo al governo e prendessero nella loro somma più voti di Fratelli d'Italia, andrebbe un esponente leghista o forzista al governo e non Giorgia Meloni. Voi avete considerato questo scenario o è fantapolitica? Voi intende mi dare il voi, no? Perché io tu, come lo so, prima, cambio continuamente, mi al di fuori della politica. penso che Giorgia Meloni l'abbia messo in considerazione e che il suo punto di arrivo non sia quello di andare a fare il premier, ma sia quello di arrivare alle elezioni e portare Fratelli d'Italia al più alto risultato possibile, ma soprattutto la destra a un risultato a Camera e Senato che consenta di governare. Ciò detto, non penso che sia così stupida da non sapere che chiunque governi un paese con un debito pubblico così alto e con il debito pubblico in mano alla BCE e la possibilità di piazzare titoli di Stato in mano alla BCE debba arrivarci senza dover andare a casa dopo un mese o due. Quindi, perché chi dipinge gli esponenti della destra come dei pazzi che pensano di andare a governare
fischiettando come se andassero a pesca, probabilmente ha una visione leggermente sbagliata. Le persone che adesso governano il centrodestra hanno idea della difficoltà e non andrebbero sicuramente con la spensieratezza che hanno dimostrato invece alcuni di quelli che adesso fanno i ministri in epoche passate. Andiamo, Crosetto, allora, e lo facciamo vedere anche a Federico Rampini e a tutti gli altri ospiti, a vedere questo popolo di Atreju. E torniamo sul tema della identità della destra, in particolare l'identità di Fratelli d'Italia. Il nostro servizio vi racconta qual è questo popolo. Poi una domanda per Marianna su questo, sul popolo della destra. Noi che siamo dei patrioti e dei tradizionalisti amiamo difendere quelle tradizioni, quindi il nostro piccolo presepe fatto a mano anche per te. E l'Inno d'Italia non poteva mancare ad Atreju. Natale dei conservatori, ma che vuol dire? Siamo qui a difendere la nostra identità. Ma lei lo sa perché il Gesù bambino stava lì nella mangiatoia? Certo, perché i suoi genitori stavano rispettando delle leggi e stavano andando a fare il censimento. Feliz Navidad! Adesso che comunque siamo accreditati da molti sondaggi come il primo partito italiano, c'è desiderio di parlare con noi. È stata fulminante la battuta all'ospite Letta, che adesso l'allarme fascismo è finito. Non stiamo cambiando pelle, stiamo aggiungendo pelle. Feliz Navidad, prospero anno e felice. Roberta, Marianna, benvenuto, grazie per questo reportage. Marianna, io sai che è un debole per Ignazio La Russa antico, cioè una predilezione proprio assoluta per Ignazio La Russa. È ricambiata anche questa. Assolutamente, c'è cioè una corrispondenza di amorosi sensi. Ti volevo chiedere, secondo te che cosa significa questa frase "stiamo aggiungendo pelle"? Ignazio La Russa dice "non stiamo cambiando, stiamo aggiungendo pelle". Poi Rampini. Non sono un'esegeta di La Russa, stanno cambiando modo di mostrarla la pelle forse, ed è un cambiamento che visto da qui sembra più deciso dagli altri che da loro, nel senso Atreju ha incoronato in qualche modo, no, Giorgia Meloni come capo dell'opposizione responsabile, quindi in pectore una responsabilità spendibile anche in una posizione non di opposizione, una presentabilità che le è stata riconosciuta in questa kermesse e che era stata, diciamo, scalfita dalle polemiche dei mesi scorsi. Però è stato fatto in cambio di cosa? Di nulla al momento, nell'immediato. Il direttore Miali prima parlava di memoria corta, era solo agosto quando Giorgia Meloni raccontava con Orbán a braccetto che noi gli afghani in Europa non ce li dobbiamo prendere. È un punto che è stato toccato in qualche modo da Letta prima della legittimazione. Le leggi contro la comunità LGBT, su cui è stata, diciamo, l'identità della sinistra, nel senso quelle fatte da Orbán, a domanda non c'è stata alcuna presa di distanza di Giorgia Meloni, quindi in cambio di quale parte di quella pelle è stata concessa questa riconosciuta, non concessa la riabilitazione? Posso solo concludere rapidamente. L'unica cosa che darebbe un senso a questa apertura di credito apparentemente senza contropartita, sarebbe una lettura più a lungo termine che porterebbe, ma qui siamo nella fantapolitica, a immaginare che Letta stia cercando di fare con Fratelli d'Italia quello che gli sta riuscendo molto bene con i 5 Stelle, cioè cercare una normalizzazione in qualche modo su basi diverse, perché sono due entità politiche molto diverse, ma cercare, approfittando del cappello del governo Draghi, di in qualche modo è un rendere meno molto estremo. È impressionante. Io oggi ho visto una fotografia di Francesco Storace a pranzo con Nicola Zingaretti in un ristorante davanti al Colosseo, e ho pensato che nelle loro camerette da piccoli uno aveva Berlinguer e uno aveva Almirante. È normale, no? Che si parli. Va bene, però. Sì, è normale che si parli. È quello che c'è in mezzo che conta. Mi chiedo cosa ci sia in mezzo. In Parlamento, no? Cioè, voglio dire, sembra che... Tu sei veramente ecumenico. Io volevo dire una cosa diversa. Volevo dire che tutti parlano con tutti, non c'è nessun problema, evidentemente. Cioè, Letta non vuole far cambiare la Meloni. Ma il campo largo con la Meloni, secondo me, Enrico Letta non lo può fare, no? Cioè, il campo largo è un'altra cosa, il capo largo dentro la sinistra. Quello del centro-sinistra, sì. Più facile farlo. Però scusate, con la Meloni, abbiamo un super spot di 45 secondi. Poi torniamo, ho una domanda, una questione molto importante per Rampini, sempre su questo tema dell'identità della destra, e lo riprendiamo tra pochissimi secondi.
Bene, di nuovo in diretta. Allora, Federico Rampini, ritorniamo proprio sulla questione dell'identità. Nel 2018 la festa di Atreju aveva questo slogan, poi vediamo quello di oggi. È interessante proprio per capire come la destra sovranista nel mondo si sta comportando. Era Europa contro Europa, con quel rosone cristiano che rivendicava nella idea di Fratelli d'Italia l'identità cristiana dell'Europa. Oggi invece lì c'era, ecco, popoli contro elite, identità contro finanza, insomma il centro dello scontro politico era l'Europa. Oggi invece lo slogan di Giorgia Meloni è legato al Natale dei conservatori. Allora, dal tuo osservatorio di New York, la destra italiana a chi guarda? Al ritorno di Trump, alla destra della Le Pen, a quella di Zamur? Quali sono secondo te oggi i suoi riferimenti e lo scontro vero in campo, visto che l'Europa oggi è quella che poi ci dà i soldi, quindi è scomparsa dalla guerra, dal dibattito politico, come nemico intendo, eh? Sì, io non sono un esperto della destra italiana, anche se sono stato invitato da Atreju. Ah. Si pronuncia così? Atreju? Sì. Ero in collegamento da New York in una tavola rotonda più tecnica che politica sulla lotta al cambiamento climatico. Sono stato invitato perché si presume che io sia un esperto della Cina e quindi il mio ruolo era di spiegare perché la lotta al cambiamento climatico si vince o si perde in Cina e quali sono le strategie della Cina che contano molto più delle strategie dell'Occidente. Però ho un'idea di dove sta andando la destra nel resto del mondo, quindi su quello posso ragionare. Intanto, per spiegare proprio filologicamente la differenza tra i due manifesti che avete appena mostrato, probabilmente è utile ricordare che è cambiata anche l'Europa, che l'Europa del 2018 non era l'Europa che ha varato il grande sforzo, il piano Marshall della pandemia, cioè il Next Generation EU, che è un cambio notevole, un cambio strategico, è un'Europa che diventa una grande opportunità di rilancio degli investimenti per l'Italia. Quindi non c'è dubbio che una destra che oggi fosse anti-europea in Italia andrebbe contro gli interessi del paese. Quindi questo è un cambiamento che è avvenuto anche a Bruxelles e a Berlino, non soltanto a Roma. A proposito di cambiamenti avvenuti fuori, vorrei ricordare la rinascita della socialdemocrazia tedesca, che è molto interessante perché qualcosa la sinistra tedesca ha imparato dal suo precedente declino e dalla ascesa di una destra radicale, di una destra estrema, l'AfD, soprattutto nei Länder dell'Est. Il nuovo cancelliere tedesco è un socialdemocratico che parla molto di restituire rispetto alla classe operaia. Diciamo che è una sinistra che è un po' meno legata all'establishment e alle élite. No? Ha ritrovato un linguaggio di attenzione verso anche non soltanto problemi economici della classe operaia, ma i problemi di status. Proprio lui parla di rispetto. E questo è un tema che mi porta qui in America, dove Biden in fondo è un socialdemocratico, è un vecchio socialdemocratico, ha tentato di recuperare consensi. Quando io dico classe operaia, scusate, dovrei sempre fare una precisazione. La nuova classe operaia ovviamente non è soltanto fatta di metalmeccanici che lavorano alla catena di montaggio della Ford o di siderurgici, ma è tutto quel nuovo mondo di proletariato che lavora nei magazzini di smistamento di Amazon, i fattorini delle consegne, l'economia della logistica, chiamiamola così, no? Che è un sottoprodotto del boom digitale, ma molto molto importante, sono i nuovi operai del nostro tempo, no? Di questi molti avevano votato Trump un anno fa, avevano rivotato Trump. Biden ha fatto delle cose interessanti per recuperarli, per esempio in questo momento abbiamo una dinamica salariale che sta premiando proprio le mansioni operaie, i lavori meno qualificati, i salari che stanno salendo di più, quindi c'è qualcosa che va in quella direzione. E tuttavia, per tornare al tema della destra su cui mi avete interrogato, se votassimo oggi in America rivincerebbe la destra, perché Biden ha fatto almeno un paio di errori lasciando troppo spazio alla sua ala più radicale, più estremista del Partito
democratico, quella il cui simbolo è Alexandria Ocasio-Cortez, per intenderci. Allora, i due errori fondamentali sono l'idea di aver incoraggiato, anche se è vero solo in parte, ma di aver incoraggiato un nuovo afflusso di immigrazione clandestina nel paese, la crisi alla frontiera con il Messico. Quindi questo è il messaggio comunque che viene dalla sinistra no border, dalla sinistra molto radicale. E l'altro è lo smantellamento delle forze di polizia in molte città americane, che ha coinciso con uno spaventoso aumento della criminalità, che va dagli omicidi fino agli assalti in massa nei negozi, i saccheggi, il furto a cui non si riesce più a opporre una resistenza delle forze dell'ordine, che sono state impoverite, delegittimate per degli slogan che vengono sempre da quell'ala della sinistra radicale. Non è colpa di Biden, però, poiché questo avviene all'interno del suo partito, ripeto, in questo momento la destra americana è più forte di un anno fa. Federico, scusa, una risposta secca, perché vorrei sentire subito su questo il professor Canfor e poi Paolo Mieli, ma Trump ha quindi, a tuo parere, qualche possibilità di ricandidarsi e vincere le prossime elezioni? La risposta secca è sì. Andiamo dal professor Canfora. Così si muove. Sì, sì, è molto chiaro. Professor Canfora, questa analisi di Rampini che dice, vabbè, l'Europa ora ci piace perché l'Europa ci paga, quindi ci mancherebbe anche che non ci piacesse l'Europa, ma poi dice anche molto altro sulla socialdemocrazia europea e sulla crisi della sinistra anche americana. La convince questo quadro? Sì, con qualche ritocco. Intanto direi attenzione alle semplificazioni. È vero, è nato un nuovo governo tedesco, il ministro delle finanze, figura chiave del nuovo governo, come in ogni governo d'altra parte, è un rigorista, il quale vorrebbe quanto prima tornare ai parametri rigidi dai quali invece siamo stati svincolati per le ragioni che conosciamo, no? Quelle sanitarie, eccetera. E questo è un problema non da poco, che ha però contro di sé una situazione nuova, cioè il particolare peso che ha assunto l'Italia nel quadro delle tre potenze fondamentali dell'Unione Europea, no? Germania, Francia e Italia. L'Italia, perché Draghi è un uomo molto influente ai vertici europei e ha ottenuto, io credo, l'ho anche fatto capire, una lunga tregua nel tempo rispetto a quei famosi parametri. Non è detto che questo porti, come lui stesso ha detto, a una rifondazione degli ordinamenti europei. Questo è molto difficile che avvenga in tempi brevi, e la nuova compagine tedesca, con questo neo Schäuble, potremmo dire, che è l'attuale ministro delle finanze, è sicuramente un fattore ostile, no? Poi c'è anche Dombrovskis, va bene, è una figura più marginale. D'altra parte c'è anche da dire che i vincoli europei sono fondamentali, e quindi anche una Giorgia Meloni primo ministro dovrebbe sottostare inevitabilmente per quella cessione di sovranità che è inerente all'Unione Europea. I governi nazionali contano sempre meno, certo, rispetto agli obblighi collettivi, ai quali sottrarsi comporta rotture drammatiche alle quali nessuno vuole andare incontro. Ecco, professor Canfora, un istante solo. Sentiamo Mieli, scusi professore, su questo esiti, punto. Prima, che mi sembra centrale. Prima ci congediamo, no, da qui, da Crosetto, che deve andare via. Cosa, Crosetto, storia, rimani qualche minuto ancora, perché mi sembra importante il suo parere, e sentendo anche Paolo Mieli, perché questo sì, passaggio... Sì, perché vorrei, no, perché vorrei dire alcune cose. Ok, sì, sì. Sì, grazie allora. Allora, la domanda è esattamente decidete questa. Decidete se gli date del tu, del lei o del lui, perché non si capisce niente, momenti, come si può parlare con un problema dell'emozione. Allora, Paolo Mieli, a lei diamo del lei e anche a Crosetto. Il passaggio di Giorgia Meloni, così ripetiamo il punto di Canfora, da sovranisti a conservatori, è perché è cambiato il quadro, cioè il Covid, la situazione politica italiana, ha fatto mutare anche l'obiettivo di Giorgia Meloni di dire, ma insomma, essere contro l'Europa oggi forse non ha senso, ha senso
dare una nuova marcia all'identità del mio partito? No, guardate, l'Europa è cambiata in una maniera tale che non cambiare, infatti non c'è più in tutta Europa un partito che dice usciamo dall'euro, non lo trovate neanche con il lanternino, quindi è semplicemente quello che ha detto prima Rampini, si è adeguata a uno dei più grandi epocali cambiamenti, poi vedremo. Anch'io sono d'accordo con l'attenti di Canfora, vediamo, perché qui stiamo accumulando debiti, facendo tra l'altro forse anche a Vanvera, non lo so, però insomma stiamo accumulando debiti tutti e vediamo se il ministro delle finanze tedesco o qualcun altro, qualche frugale, qualcuno un giorno o l'altro richiamerà l'Europa. Ma insomma a me sembra strano che non conosco nella storia piani Marshall infiniti, cioè che noi andiamo avanti, noi stiamo ragionando in Italia come se questa erogazione di denaro non fosse un debito, almeno parzialmente un debito, e fosse infinito. Non è così. Mi do appuntamento con lo scetticismo del professor Canfora al momento in cui finisce questa pioggia di denari. Neanche il piano Marshall. Sai, durò... Paolo, però, citiamo del tuo. La politica... No, avete detto del lei. Lui ti dà del lei, io ti do del tuo. Ognuno qui fa... Qui siamo un po' ognuno fa un po' come crede. Io... È la casa delle libertà, ti ricordi? Non direi. Ognuno parla fa quello per che te. Gli pare. No. Sì, no, no, no. Anzi, andiamo... ognuno fa quello che gli pare. In questa discussione, se sei d'accordo... Sì, volevo forse dire, Paolo, che la... è vero quello che hai appena detto, però è chiaro che quando ci sono i soldi... La politica, i politici, adesso sentiamo Crosetto, non è che pensano a quello che accadrà fra vent'anni, sì, pensano a quello infatti, che accadrà l'anno prossimo quando si tornerà a votare. Ma quello è un grave errore dei politici, hai ragione a sottolineare questo aspetto, ma il politico che non capisce che dopo il 2021 viene il 2022, il 2023, è un politico miope. Sì, è un mio, politico esattamente, miope. È tecnicamente miope, che non vede esatto, lontano. Esatto, ed è grave per un politico essere miope, perché poi questi appuntamenti, come li vede Rampini, come li vede Canfora, li dovrebbe vedere anche un politico e non calcolare che arriverà quell'appuntamento secondo e comunque me la... l'elettorato se ne accorge di questo. Ma, tra l'altro l'elettorato, la cosa bella è che se tu fai un sondaggio d'opinione e chiedi all'elettorato ma sei felice che stanno arrivando soldi a pioggia, l'elettorato ti risponderà che è indignata perché vive in una condizione terribile, che adesso spera che arrivi qualcosa, ma che sta... Cioè, no, ma l'altro giorno Fabrizio Barca, seduto qui, diceva è inutile dare soldi a pioggia e nessuno, se non fai un piano che sani le disuguaglianze di lungo periodo. Nessuno ha la percezione che sta ricevendo soldi a pioggia e quindi fra un po' verrà anche il sospetto che questi soldi a pioggia chissà dove sono andati a finire. Ma infatti sono prestiti. E vedrai che qualcuno lo dirà presto, ma dove stanno i soldi a pioggia? Io non li ho visti. E dove sono? Crosetto, allora, lei. Lei, senta Crosetto, io le volevo chiedere anche una cosa un po' frivola. Cioè il suo nuovo eroe di riferimento nella destra mondiale somiglia più allo spagnolo Abascal di Vox, più al francese Zamour, che ha questo diciamo profilo così, questo piglio così assertivo e volitivo, o è sempre il solito Trump? Ma, Trump non è mai stato. Non ho eroi né a destra né a sinistra, gli unici sono quelli dei fumetti. No. Io gli uomini... Sugli uomini ho giudizi estremamente cauti e non ho mai conosciuto eroi o persone a cui avrei affidato la mia vita al 100%, quella dei miei figli, né a destra né al centro né a sinistra. Ma le piacciono? Chi le piace? Anche perché ho visto anche le oscurità e le ombre degli statisti. Ci ho detto, volevo dire alcune cose prima sul discorso di prima e poi tornerei sull'ultimo. Guardi, uno dei problemi, voi non ve ne rendete conto, prima non ve ne rendevate conto nella discussione, è che Giorgia Meloni, parlo di lei perché parlavamo di lei, non ha interesse a far finta di cambiare o di essere percepita come cambiata nelle cose che non cambierà mai. Il suo giudizio sull'LGBT non cambierà mai. Certo. Non è che per andare a governare cambierà quello che lei pensa, che non è un non rispetto, che non è un non rispetto della diversità, è una linea precisa. Così come su altre cose. Perché è cambiata nel giudizio sull'Europa?
perché l'Europa, come diceva Rampini, di oggi è diversa da quella di 3 anni fa, ma non è cambiato al 100%, perché se oggi è un dibattito dove c'era Confindustria, Confartigianato, Confagricoltura, tutti, sono stati dati giudizi durissimi sull'Europa, ad esempio sulla scelta di uscire dall'alto nel 2035 senza tener conto delle conseguenze economiche sul sistema aziendale, ad esempio sull'accelerazione green posta senza tener conto che il resto del mondo non ha accelerato per nulla, anzi la Cina sta accelerando sul carbone. Per cui non è che uno o è contro l'Europa o è totalmente a favore dell'Europa, uno è in Europa, discute, non prende al 100% per l'operato quello che c'è in Europa, dovremmo farlo tutti. Arrivo sull'ultimo punto, il PNRR non è soldi a pioggia, il problema del PNRR non è dare soldi nelle tasche di chiunque, è creare le condizioni perché questo paese continui a produrre ricchezza tra 20-30 anni e con quella ricchezza contribuisca anche a pagare il debito. Il problema che io vedo nel PNRR è che non si sta costruendo questo. Perché come si fa quello? Con tecnologia, con crescita, con infrastrutture, cioè con tutto ciò che serve per far vincere la competizione economica al nostro sistema paese rispetto a quella di altri paesi. Noi invece, quando nel momento in cui abbiamo deciso di affidare il 40% delle risorse del PNRR ai comuni, abbiamo scelto di andare in microprogetti che non costruiscono nulla sul futuro, ed è quello che a me preoccupa. Cioè, noi costruiamo il futuro quando avremo aziende che nel futuro costruiranno ricchezze e avranno dipendenti. Se noi non mettiamo adesso queste condizioni, difficilmente potremo continuare a essere una delle potenze mondiali e costruire, perché vede, non tutti i lavori sono uguali. Come ci dimostrano gli Stati Uniti rispetto all'Italia o la Germania, noi abbiamo perso il nostro potere salariale del 25%, la nostra ricchezza è diminuita del 25%, gli stipendi medi italiani sono enormemente inferiori a quelli tedeschi o a quelli americani. Perché? Perché meno contenuto tecnologico hai, meno puoi permettere di pagare altri stipendi. Perché se tu fai computer hai tecnologia avanzata, puoi avere prezzi superiori per ciò che vendi e stipendi superiori per chi lavora. Se tu fai patate, ti confronti con le patate indiane, cinesi, cioè, e quindi devi avere stipendi bassi per concorrere in un mondo dove concorrono tutti. Allora il PNRR serve a costruire un sistema industriale che concorra a un livello dove pochi altri paesi concorrono e trascinarsi dietro questo alti salari e tenore di vita superiore diffuso. E questa è la sfida che dobbiamo vincere. Allora, grazie, Crosetto, restiamo... Purtroppo burocratico. Crosetto, grazie, però io fuori dallo scherzo... Restiamo amici. Fuori dalla battuta, restiamo amici. Fuori dalla battuta, le volevo chiedere davvero se sta seguendo la campagna elettorale di Zemmour, di cui adesso le facciamo vedere qualche immagine, perché le parole d'ordine di questo nuovo leader del populismo di destra francese risuonano, fanno eco con alcune... delle parole d'ordine di Fratelli d'Italia, no? Lei lo sta seguendo? L'ascesa di questo nuovo... Ma relativamente sui giornali. Relativamente. Allora, andiamo a vedere... La seguo io e poi ti dirò. Molto interessante. Andiamo a vederlo e poi sentiamo Paolo Mieri e Luciano Canfora. Le immagini che vedete sono state girate il 5 dicembre al primo comizio di Éric Zemmour, il giornalista francese che si è candidato alle elezioni presidenziali dopo il successo delle sue trasmissioni in TV. Davanti a 15.000 militanti, tra cui moltissimi giovani, ha lanciato il suo movimento Reconquête. Il suo slogan più famoso è Immigrazione zero ed è stato contestato per quello da alcuni militanti antirazzisti. Zemmour è in particolare un sostenitore della teoria complottista della grande sostituzione, secondo la quale le élite mondiali, attraverso l'immigrazione, avrebbero in progetto di rimpiazzare la popolazione occidentale. Allora, Paolo Mieli, la figura di Éric Zemmour è interessante. Vado subito al dunque. La Francia è sconvolta perché subito dopo questi fatti è uscito un sondaggio importantissimo in cui si vede che la candidata gollista appena scesa in campo è seconda a un'incollatura da Macron e quindi Zemmour l'effetto è di non far arrivare né lui né la Le Pen al ballottaggio e probabilmente, è ovvio, quei voti si riverseranno sulla candidata gollista, per cui l'ascesa in campo al secondo turno, la scesa in campo di Zemmour significa che è molto probabile che il prossimo capo di Stato francese sia la candidata gollista. Cioè, aiuta in qualche modo... Perché le dinamiche dipendono anche dai sistemi elettorali. Allora, in Italia non c'è
la competizione, là siccome si va al secondo turno, certo, arrivano al secondo turno i primi due, e se come tutti i sondaggi di questa fine settimana dicono ai primi due posti sono Macron e la candidata gollista, il grande risultato della partizione dell'operazione, certo, Zemmour è di azzoppare la Le Pen, e quindi ancora se lo segue volta. Crosetto. E quindi a voler pensare male, chi favorisce secondo te? Cioè, chi potrebbe essere il regista, voglio dire, di questa operazione? Che si torna a una destra di tradizione gollista. Alla che Chirac. E quindi il sogno di questo decennio, quindicennio, che era dalla Francia che veniva la sorpresa sovranista, arrivederci e grazie. Sempre ma stando... voglio dire, è un errore strategico o c'è una regia di questo, secondo te? Secondo me c'è una regia da parte di Zemmour, sicuramente. Cioè, Zemmour toglie di destra, sì, ma adesso vi fate fare la palla di vetro, toglie di mezzo la Le Pen, diventa lui il leader più dinamico della destra sovranista, e nel frattempo toglie di mezzo anche Macron, e il potere torna in mano ai gollisti. Guardate, scusate, ma è quello che questo dicono i sondaggi. Questo però in virtù della legge elettorale che non ha mai mandato Le Pen al ballottaggio. Federico Rampini, che ne pensi di questo scenario disegnato da Paolo Mieli? Gli scenari di Paolo Mieli non si discutono, si abbracciano e basta. Ma no, voglio tornare però su un aspetto che è molto interessante, perché lega proprio la Francia agli Stati Uniti, e la teoria della grande sostituzione. Perché vedete, questo è un tema molto molto discusso qui negli Stati Uniti, perché in effetti la teoria della grande sostituzione qui è nei fatti parte dell'ideologia della sinistra radicale. Una come Alexandria Ocasio-Cortez è solo l'erede di una tradizione della sinistra no border, che teorizza che bisogna avere sempre più immigrati in America, così i democratici vinceranno le elezioni per sempre, i repubblicani saranno ridotti in uno stato di inferiorità permanente. Allora, questa teoria è due volte interessante. Primo, perché è sbagliata, perché gli immigrati man mano che si integrano si spostano a destra, e noi vediamo in Texas, per esempio, gli ispanici hanno votato per Donald Trump. Appena hanno un minimo successo economico, gli immigrati cominciano a temere una sinistra troppo statalista che alza le tasse, eccetera, eccetera. C'è una componente anche religiosa, molti messicani sono evangelici, sono contro l'aborto. Comunque, è una teoria falsa, però questa teoria eccita le peggiori paure dell'elettorato bianco, e quindi in un gioco perverso, che però è un gioco classico che conosciamo molto bene, in cui la sinistra più estrema e più radicale fa il gioco della destra, tutto questo finisce col legittimare i comportamenti più dissennati dei trumpiani, che negli stati dove comandano loro, per esempio, varano delle leggi in cui cercano di ostacolare il diritto di voto delle minoranze etniche. Fanno di tutto, fanno il cosiddetto redistricting, gerrymandering, rivedono le circoscrizioni elettorali per cercare di garantire delle maggioranze repubblicane. È un gioco perverso in cui gli Zemmour americani hanno dalla loro tutto quello che viene teorizzato nella sinistra più estrema su un'America talmente multietnica, sempre più multietnica, in cui i bianchi dovranno star zitti e subire, perché saranno tutti gli altri che decideranno come viene governato questo paese. Peraltro l'altro ieri qui a New York, la città, il Consiglio Comunale di New York ha deciso di dare il diritto di voto anche agli immigrati che non hanno nemmeno la green card, sì, purché abbiano, scusa Federico, purché siano qui da un mese. Scusa se ti interrompo, Federico, ma volevo chiederti di ricordare a chi non l'avesse letto l'articolo che tu hai scritto a proposito dell'omicidio dell'italiano, di quel giovane italiano per mano di un assassino di colore, e tu hai scritto un articolo molto interessante dicendo non ha avuto la risonanza che avrebbe avuto se fosse successo il contrario, cioè se la vittima fosse stata di colore e l'omicida fosse stato bianco. Anche questo fa parte del discorso che stai facendo.
Certo, perché New York è una città, è una roccaforte della sinistra radicale, è una città dove purtroppo i crimini anche più violenti stanno aumentando dal 2019 per effetto di una delegittimazione delle forze di polizia, di uno smantellamento delle forze di polizia. C'è stato un aumento del 40% degli omicidi a New York. La tragedia di Davide Giri, il ricercatore torinese, assassinato anche in modo particolarmente selvaggio, è stata praticamente censurata dal New York Times, il più grande giornale d'America e il giornale di riferimento di questa città. Se fosse avvenuto il contrario, e il suo assassino era un membro di una famigerata gang, violentissima gang afroamericana, molto potente tra l'altro, che si alimenta con il narcotraffico. Questo 25enne era stato già condannato 11 volte, ma sempre liberato, scarcerato anzitempo, perché a New York, anche grazie alle campagne del New York Times, le procure progressiste vogliono svuotare le carceri senza guardare se rimettono in libertà anche dei professionisti della violenza più efferata. È il clima in cui si vive nella parte governata dalla sinistra, dove egemona una sinistra anche molto radicale. Allora, su questo punto, se fosse stato il contrario, senza dubbio, certo, il New York Times ci avrebbe dedicato grandi inchieste sull'ennesima vittima della brutalità di Anfora. Questa è pane per i denti anche di Crosetto. Sentiamo Canfora, Crosetto e poi i nostri ospiti in Ma studio. Ma quindi questo autorevole giornale vive il politicamente corretto sostanzialmente? Cioè, per non urtare, dice Varampini, quelle sensibilità. Canfora oggi ha scritto un articolo bellissimo sulla stampa che continua questo dibattito sulla fragilità delle democrazie. L'articolo in un'intervista di Luciano Canfora oggi parla di democrazie non liberale. Allora, professor Canfora, su questo che diceva Rampini. Sì, ho ascoltato con molta attenzione e vedo che Rampini è allarmato e conosce certamente la realtà di New York meglio di noi altri tutti messi insieme. Quale riflessione può venire fuori? Intanto la situazione degli Stati Uniti d'America è completamente diversa dalla nostra, perché è un paese che ha avuto non solo a suo tempo una guerra civile riguardante addirittura l'abrogazione della schiavitù, che era negli Stati del Sud la norma ed è stata lentamente rimossa. Poi ha avuto un problema razziale fortissimo che negli anni, decenni scorsi si riaccendeva ad ogni estate, no? I ghetti che esplodevano. Quindi ha una realtà complessa, molto combattuta e divisa al proprio interno, con una sinistra intermittente che adotta ogni tanto parole d'ordine estreme senza magari avere un quadro complessivo. Sono forme un po' fanciullesche di estremismo che di solito poi sortiscono l'effetto contrario. Il caso invece per esempio della Francia, della quale si parlava prima, è completamente diverso, ma quello che diceva Mieli c'entra la questione, come dire, coglie il centro, ma senza complottismi. Io credo che questo Zemmour sia un personaggio mediocre, politicamente acerbo dal punto di vista mentale, il quale lotta per affermarsi senza forse una strategia filogollista. Semmai va detto il contrario, che cioè le elezioni che si sono succedute in Francia nei mesi scorsi davano Macron già per spacciato e la vittoria dei repubblicani o ex gollisti, che dir si voglia, è certa, è assicurata, e questo con o senza Zemmour, il quale comunque pugnala alle spalle la Le Pen, che mi sembra ormai definitivamente fuori gioco. Marianna Aprile, torniamo in questi ultimi minuti che abbiamo però allora all'Italia, visto che siamo partiti da Atreju, la festa si concluderà domani e l'abbiamo raccontata. Per quanto riguarda l'Italia, la vicinanza tra Meloni
e Berlusconi, il Berlusconi di oggi, quel Berlusconi che piace anche a una parte del centro-sinistra. Piace anche a Conte ormai, ecco, quindi... Esatto, è una distanza piuttosto... Abbiamo visto tutto. Piuttosto cioè, ampia quella che c'è tra la Meloni e Berlusconi. Cioè Berlusconi oggi è molto più vicino alle posizioni di anche Renzi, a Berlusconi piace Conte, però... Sì, sì, Berlusconi... no, comunque, diciamo, volevo segnalare che non siamo nell'ambito del centro-sinistra e su questo vorrei chiedere al professor Canfora un minimo di... In che senso? Ah, no, nel senso che né Conte né Berlusconi sono esponenti della sinistra italiana, no? Ma che dici? Ma se me ne vado, Conte. Conte, Conte cioè, allora non hai mai letto il Zingaretti, tu. Il Zingaretti disse che è una parte... qui voglio arrivare. Questo è il punto. Beh, ma il tema credo che sia Salvini. Cioè, in questa fase Salvini, guai, cioè, chi lo tocca muore. Di Di Maio dice che addirittura no, si fida più di Giorgia Meloni che di Salvini. Il PD ha fatto il patto col diavolo, anzi con quello che era il diavolo, adesso è diventato il punto di riferimento fortissimo dei progressisti, cioè con il Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in chiave antisalviniana, salvo poi ritrovarsi con Giorgia Meloni ad Atreju a coltivare un maggioritario, un bipolarismo, io leggo in chiave anti-Salvini anche questa corrispondenza di amorosi sensi tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, che appunto che l'ha definita la migliore ministra del suo governo, eccetera, ma il nodo vero, l'uomo nero ancora è Matteo Salvini, non tanto perché ha avuto anche il torto di allearsi sotterraneamente con Matteo Renzi. Il, esatto. Guarda la no, cosa che sta dicendo lei è l'inaffidabilità. Sono i due, certo. Il vero bersaglio di tutte queste cose che stiamo analizzando con simpatica acutezza è i due Mattei che si ripresentano sulla scena politica e di cui tutti temono una sorpresa al momento dell'elezione del Presidente della Repubblica. Perché hai visto che i candidati sarebbero, i candidati di Renzi sarebbero Casini e Amato. Secondo me sono genio. Le micette, come si dice. No, però posso solo aggiungere, sì? A parte il fatto appunto i due Mattei come emblema dell'inaffidabilità politica e quindi in questo momento anche no, di armonia anche troppa forse nazionale sono i due da tenere d'occhio, però se posso veramente 5 secondi tornare sul discorso se fosse stato un nero un bianco a uccidere il nero, io con sé non sono brava, però con i fatti insomma li maneggiamo, se hanno più eco quei fatti quando sono diciamo i bianchi a uccidere i neri a New York, la dico male banalizzandola, sì. È perché succede. E perché ci sono casi come quelli di George Floyd, e perché c'è una lunga tradizione di omicidi su base razziale, su base sociale, mi viene da dire. Il fatto che... Però permettimi di aggiungere una cosa. Sai, mentre leggevo anch'io, ho letto l'articolo di Rampini, un secondo solo, e ho fatto una riflessione che stranamente neanche in Italia c'è stata... indignazione, sofferenza per quel ragazzo ucciso a Vanvera, poi perché quella è una un drammatico gang. Caso di cronaca, come dire, beh, come evidentemente a New York ce ne sono tante, le gang no, guarda, sì, no, casi come quelli nessuno viene ucciso all'estero, di solito nessuno si è seduto più. E ha avuto la spinta interiore di dire ma merita una riflessione che esistono. Posso aggiungere una cosa? Rapidamente Federico, prego, perché siamo sui titoli di coda, devo ancora fare una domanda al direttore. Uno dei problemi è proprio la completa insensibilità del movimento Black Lives Matter, il cui slogan, il movimento antirazzista che ha avuto un revival dopo il brutale e feroce assassinio di George Floyd a Minneapolis 25 maggio dell'anno scorso da parte di un agente bianco, peraltro condannato, chiaramente razzista, un assassino razzista. Quello. Ma uno dei problemi di Black Lives Matter è che ignora che la stragrande maggioranza dei neri, dei black, in questo paese, vengono uccisi dai loro simili in un dilagare della violenza delle gang. Quando un black muore ad opera di un altro black, Black Lives Matter se ne frega. Questo è il problema, questo è un atteggiamento gravissimo. Mi sentire Guido Crosetto che voleva dire qualcosa. Guido Crosetto, in conclusione. No, io vado contro tendenza. Anche noi non parliamo di 8.370 persone che sono quelle oggi
nelle galere italiane senza essere giudicate e senza aver avuto la possibilità neanche di dimostrare la propria innocenza. Ogni paese ha i suoi fenomeni. Io vorrei che ci concentrassimo ogni tanto sui nostri. Questo è ad esempio uno di quelli che a me crea più sofferenza. Non è sicuramente un tema di destra, ma sia dello stato delle galere italiane sia del fatto che in questo paese la carcerazione preventiva continua a essere un metodo disumano con cui si dice di amministrare della giustizia, ma in realtà si creano ingiustizie perenni. Torniamo a parlare di questo. Allora, siccome le profezie di Paolo Mieli si prendono, diciamo così, religiosamente per buone, se ne volete conoscere alcune, altre, molte altre rispetto a quelle di stasera, nel Tribunale della Storia, Processo alle falsificazioni, è il libro di Rizzoli con cui Paolo Mieli pieno è in libreria. Di profezie, per pieno questo Natale, di profezie. Pieno di profezie, no, pieno di falsificazioni. Sì, ma contengono anche delle profezie. E poi per par condicio c'è l'ultimo di Rampini che abbiamo visto anche prima, ma ne riparleremo. Allora, grazie a tutti. Federico, torni prima di Natale a trovarci perché dobbiamo concludere questo ragionamento. Tanto tu non hai niente da fare, giusto? Beh, detta così sembra. Grazie Rampini, grazie professor Canfora. Grazie professor Canfora, grazie Guido Crosetto e grazie Marianna Aprile. Paolo, a presto. Grazie. Dopo di noi, la grande storia, la serie Versailles con... tutto quello che ne porta questo grande titolo. A domani.